sicuramente il risultato elettorale ci regala degli equilibri in movimento, soprattutto c'è la destra che mi sembra in forte difficoltà con Berlusconi che ha avuto il risultato che ha avuto, il nuovo centrodestra che è partito di governo ma che si è fermato a poco più del 4. Ecco, questo dovranno vederlo a livello di governo. Io penso sicuramente che ci sarà il tema soprattutto di cosa fare con questo 40,8% del Partito Democratico, che ci regala una grossa responsabilità non solo in Europa, dove siamo appunto la delegazione più numerosa all'interno del Partito Socialista Europeo, ma anche in Italia, perché è un risultato che ti dà da pensare, soprattutto nei giorni in cui vediamo cose come il MOSE, come l'Expo. Io credo che sia importante riportare al centro questi temi che per troppo tempo, anche per via delle larghe intese, sono rimasti fuori dal dibattito politico. Corruzione, autoriciclaggio, tutti temi su cui bisogna lavorare immediatamente, perché come vedete purtroppo è una questione di emergenza. Secondo lei serve un rimpasto dei ministri oppure sarebbe meglio accelerare il percorso verso le elezioni? Beh, queste sono valutazioni ovviamente che aspettano sui ministri, che aspettano al governo. Io non avevo neanche appunto votato per la formazione di questo governo in direzione nazionale, laddove si è potuto votare. Io penso veramente che prima andiamo al voto meglio è, con una nuova legge elettorale, magari migliore di quella che è uscita negli ultimi mesi l'Italicum, anche perché vedo Berlusconi in grossa difficoltà e bisogna vedere se cambia qualcosa tra le alleanze che si erano stabilite per fare questa legge. Io spero ancora che quella legge possa migliorare e che prima andiamo al voto meglio è, perché sono convinta che tenere insieme cose troppo diverse poi si risolva in una sintesi non troppo buona per il Paese.